I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Fammi sbagliare la vita mia. Ecco qua, ho fatto il login adesso. Potete mandare i messaggi. Cari ascoltatori, buongiorno. Sono buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi, come state? L'universo non è chiaro. Non è chiaro. No. Però risponde sempre. Sì, però tu fai le domande all'universo e lui risponde, ma non è chiaro. No. Io proprio sai cosa vorrei, per come sono io di carattere. Sì. Proprio che si squarcia il cielo come un lenzuolo, viene fuori una faccia, una mano. Posso dire? Come? Mi va bene anche una colomba. No. Che viene lì, che si posa sulla spalla e mi dice l'orecchio. Allora, devi fare così, così, così. E lì non devi più fare così, così, così. Vai. Comodo. Cioè, ecco, quando li vedi quelli lì che giocano a tennis, adesso c'erano le partite, giocano a tennis o pallavolo, così, che ogni tanto li vedi che guardano tra il pubblico e c'è il coach. E c'è il coach, gli fa uno sguardo e loro capiscono. Ecco, io avrei bisogno di un universo sguardo più coach. Ma dimmi, tu lo sai quello che devi fare, che non vuoi fare. Esatto, probabilmente. Non lo so. No. Con quelle frasi che c'ho, io mi fido di Maurizio. Però dico, ecco, io vorrei proprio quello che mi dice. Sì, sì, ho capito. Io non ho più bisogno, io non voglio i segni. Io voglio proprio la lingua italiana. Ma scusa, ma basterebbe interpellare Marcello. Che Marcello, a sto punto. Marcello che sta leggendo il libro illuminante. Tutto sicuramente. Dai, dai. Posso dire di questo titolo del libro illuminante in modo che anche gli ascoltatori. No, è troppo presto quello lì. È troppo presto. E allora bisogna iniziare un step. Bisogna iniziare con la spiritualità a piccoli passi. Io inizierei con No Time for Karma. Sì. Quello è un libro che. Esatto. Oppure quelli di Osho. Sì. Sono andato a casa di mia mamma la settimana scorsa e lì c'è la stanza con i miei libri dell'adolescenza. È un proprio papà. Ormai è rimasta così la cameretta? No, è proprio buttata dentro a scatoloni perché non so più dove mettere sti libri così. Ok. E ho trovato delle edizioni di libri di Osho col tema che avevo letto ai tempi. Cioè, uno è maturità, coraggio, creatività. Perfetto. Top della vita, cioè hanno fatto proprio il sunto, capito? Proprio l'aceto balsamico, quello buono. Salutiamo. Aia ragazzi. Cosa? Carapace. Attento quando arriva la colomba sulla spalla. Potrebbe anche. Mi è capitato, no? La cagata del piccione in testa. Felicità. Una vendetta. Che è successo? Mi ha messo una tristezza questa canzone. Dai ragazzi, ti ho visto verissimo, sembravi Fonzi. Sono andato maglietta bianca e giacca di pelle come no, Fonzi. No, avevi una giacca, no, la giacca rotta. No, l'ho fatta riparare però. Ho capito. Non hai notato che ci ha messo la toppa sopra e sembra fatto apposta. Ho capito, però per andare in televisione ho preso una giacca. Ho preso la mia giacca di pelle preferita, che è un giacchettino. Ma non è neanche di pelle. Sì, vabbè, quella finta pelle. Va bene, però era rotta da anni, viola. Oh, non puoi andare. Allora ho fatto mettere dai miei amici di Roma, che sono bravi, una bella toppona gigante, non a nascondere, a evidenziare, come fosse Balenciaga, come fosse un come fosse un white off lì, come si chiamano? Off white. Balenciaga. E un white off white, quelle lì. Dici tipo il kintsugi, no? Sì, il kintsugi. Tu ti ricordi? Sì. Che si rompe un piatto. Esatto, e con l'oro. Con l'oro lo ripari. Ecco, io non l'ho fatto con l'oro perché è un periodo un po', insomma, vediamo i prossimi bonifici. Però insomma l'ho fatto proprio invece con la colla. Con la giacca Brandelli su Canale 5. Giacca Brandelli, no, Canale 5. No. Comunque lei, la Toffanin. Madonna. La Toffanin, che mi piace sempre scherzare con lei quando poi sono dietro le quinte. Attenzione. Io vado sempre lì, faccio lo spiritoso. Attenzione. Lei sì, no, ma lo faccio apposta, vai, figurati, dico sempre, non c'è un po' di crisi, fammi sapere, io aspetto. E lei comincia, cosa dici così? E lei mi fa sempre ridere perché è proprio dolcissima, buona. Volevo dirti che mi ha mandato in onda una vecchia intervista che mi aveva fatto, cioè dei 2 anni prima. Sì. La camicia d'argento. Sì, tu andasti con la camicia d'argento. Ma non mi hai detto niente quell'anno lì. Comunque, no. Non ti ho detto.
No, perché vi spiego, cari ascoltatori. Ti prendesti anche la stylist. Esatto. Una volta ho provato la stylist. Ok, come tutti quelli che vanno in televisione. Certo. Sanno la stylist. Io vado sempre che all'ultimo minuto io non ho neanche il ferro da stiro. Quindi poi dicono: c'è giù la macchina che ti aspetta. Io apro l'armadio e butto dentro. Poi a volte butto dentro le cose così. A un certo punto ho detto: prendo la stylist. Posso dirti, non funziona con me. Ma che strana sta roba. È come il social media manager. Perché tu non riesci a trasmettere il tuo mood. Non riesco ad avere uno che fa le cose per me. Cioè, la stylist, che è bravissima, la conosco, che veste tutti bene. Appena lei mi veste, io mi guardo e dico: non sono io. Ma è colpa tua. Quando io non do il mio telefono al social media manager, fa due robe e dico: ma non sono io. Ma scusatemi, ma... Quindi, niente, cosa possiamo fare? Non funziona. Anche la clip social... verissimo, non sono io con la voce, quello non ero io, no. Poi c'è, tu dice Fabio con papà Giovanni mentre faceva il pane con papà Giovanni da bambino sporco di farina. Comunque mi fanno troppo ridere. Vabbè, ma piace alla gente lì così. Comunque va bene, ragazzi, oggi non sappiamo, oggi mettiamo subito un disco di bellezza e oggi bellezza perché è sempre peggio il resto. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Oh, lo so che per lunedì, lo so che alle 9:17 vi aspettate qualcosa che vi svegli, ma ci vuole anche un attimo di bellezza tranquilla e serenità e sentire, magari riuscire anche a sentire il respiro nonostante ci sia la musica che esce dalla radio. Allora, ragazzi, un ascoltatore mi dice, è un ragazzo, sì, non lo so, non vi siete... Pier è maschio, sì. Pier è una canzone dei Pooh, tra l'altro, Pier, quando ero piccolo, che Pier, che loro scoprono che Pier è gay e si nasconde, capito? Pier, ti ho rivisto quella sera e tu abbassi gli occhi, perché vanno in questo locale e si accorgono che Pier c'ha uno, no? Insomma, a quei tempi era ancora più forte la cosa. È questa, no? Sì. Un capolavoro assoluto, sì. Senti. Mai sentito. Senti. Penso a te nei tempi della scuola. Lo rivedono dopo un po'. Non la conoscete? No. Così comunque vi mancano le basi a voi della musica. No, io le ho le basi. Le basi. Pieno di basi. Pieno. Penso a te. Oh, no, no. Ricordo si rideva. Va bene. Comunque ascoltatevela se la volete. Ciao Fabio, vorrei fare la ricetta della zucca che avevi detto qualche tempo fa. La puoi ridire? Allora, era la zucca, quella che si chiama butternut. Butternut, che è quella lì a forma di pisello, abbiamo detto, sì. Per renderci, insomma... Zucca di Batman. Come si può dire? A forma di? Forma di zucca butternut, comunque di pisello. Sì. Cioè, insomma, quella lì così. Diciamo alla sezione di... Non è quella rotonda, violino, è quella... Ma... Esatto, brava, a forma di violino. Comunque, assomiglia, sì, vabbè, comunque, a forma di violino. La taglia a metà. Sì. Dove ci sono i testicoli, per intenderci, perché è proprio fatto così, come la natura, ci sono i semi, ragazzi, è così, il cervello, le noci, è così, non è che... Poi. Dentro lì, dove ci sarebbero i testicoli, ci sono tutti i semi della zucca. E si tolgono. Si tolgono, ok. Si tengono e si piantano, perché bisogna ripiantare... I semi di zucca, esatto, no, sono buoni. Comunque, si tolgono così. Poi, con il coltello un po' grosso, così... Fai delle righe, cioè in modo che si apra un po', sì. Fai delle righe, zi. Un goccino di olio, mm-hmm. E poi ci metti delle spezie che ti piacciono. Io ci metto il rosmarino, la salvia, dipende quello che ti piace, così, boom, la metti nel forno. E vai su Google adesso a vedere a che gradi, perché non mi ricordo, mi sembra 180 per un tot, e basta. Poi se la lasci un po' di più, la lasci che diventa, te la proprio mangi col cucchiaio, così. Ma buonissimo. La buccia si mangia? Io no, personalmente no. Che invece si mangia. Comunque, volevo dire, abbiamo parlato venerdì di quella volta che ho preso una cintura, sì. E che costava. Allora, avevamo detto che oggi magari volevamo venerdì stare. C'era qualcuno che non ci. Sì, sì. Esatto. Quella volta che hai comprato, sì. Quella cosa, sì. Al di sopra delle tue possibilità.
Quindi, siccome oggi è lunedì e come il venerdì cerchiamo di stare un po' leggeri, ok, noi vorremmo sapere se voi avete mai fatto quella cosa. Sai che non attecchirà. Non attecchirà anche perché noi non abbiamo il tema. Capito? Esatto. Quando te dici quella volta che non ci scrive mai nessuno. Sì, anche perché mentre lo dicevo mi sono sentito uguale a quei programmi che detesto con le cose inutili. Ma quello t'ho detto fateci oggi. Sapere. Alle 8:30 sono detto, guarda, noi non le facciamo. Non è bella. No, non è bella. Difatti non ne posso dire, ragazzi, non ci interessa. Ce ne siamo accorti adesso nel dirlo, non ci interessa di quella volta che avete comprato quella cosa al di sopra, chi se ne frega. Poi non ci interessa se avete già fatto l'albero di Natale. Io l'ho fatto. E mi porto avanti, non ci interessa i primi di gennaio quando torneremo dalle vacanze, il regalo brutto nei che avete ricevuto, il più brutto regalo che avete ricevuto, quello già mi vedo mezza radiofonia italiana. Qual è quel regalo brutto che avete riciclato? Esatto. Quella volta che... No, niente. Neanche i buoni propositi, no, allora. Niente, no. Centro tavola di Natale? Beh. Centro tavola qua. Dobbiamo stare attenti perché la Pina, perché la Pina e Pinocchio magari si offermano, poi sono anche permalosi. Il physique du role. No, chiedo scusa. No. Cartoleria di Natale? Già fatto. Ragazzi, avete già fatto. Ragazzi, io ti dico, lo so, ci sono tanti problemi nel mondo, sì. Uno di questi è che non si trovano le tre penne di Natale dei legami. Sì, questo, diciamolo. Chi ha i figli sa che cosa vuol dire le tre penne di Natale dei legami. Mi sembra una storia. E la cartoleria ti dice è già finito e tu dici, ma non è possibile. Ero qua ieri. Bambini là. Bambini là, che io ho perso quelle di Halloween, però sono riuscito a trovare quelle di Natale. No. Sì, è il figo della classe in questo momento. Va bene, ragazzi, tranquilli, abbiamo una cosa bella da leggere. Facciamo fatica un po' a fare la radio stamattina perché non sappiamo da che parte stare. È veramente difficile. E no, quindi abbiamo messo della. Da che parte No, nel senso, non sappiamo come affrontare certe cose. Ecco. E quindi abbiamo messo della gran musica. Abbiamo sentito la bellissima voce di Billie Holiday. Scusa. Adesso ascoltiamo la descrizione meravigliosa di una donna. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Cosa vuoi che ti dica? Senti che bel rumore. Ti ricordi, Maurizio, quel giorno che hai incontrato Vasco Rossi? Come che, no? Che ti ha chiesto, che ti ha detto, ti ha dato il parere sul tuo libro. Sì. Il tuo libro di poesia che si intitola, scusami? Quello che siamo. Quello che siamo. Ah, che incredibile, oh. Devo cercare. No, non fa niente. Te l'ho messo in archivio perché quello... Quello deve rimanere. Scusa, Vasco, cosa ne pensi del mio libro? Quello che siamo? Quello che siamo, secondo me, è un modo di essere, un modo di vedere le cose, ecco, molto forte, estremamente dolce. Capito? Adesso quello che siamo, sono flash. Beh, grazie. Allora, adesso ti devo fare una domanda. Ciao, benissimo. Io faccio una domanda. Sì. Quando hai sentito, non so dove, che lui diceva il titolo del libro? No, voglio il dietro le quinte, adesso tanto l'abbiamo mascherato. Ma no, ma gli ho risposto. Io voglio sapere dove eri quel momento in cui tu ti è scattata la scintilla, che è la cosa più bella del nostro lavoro. E quando le due cose. È come quando io scrivo, che a un certo punto mi viene un'idea che è perfetta per quella briga. E senti la scintilla, no? Sì. Che la scintilla. Ecco, dove eri quando hai sentito che in un'intervista lui ha detto il titolo del tuo libro, ha detto. Ci metto sotto questo, faccio qua, esatto. A lavorare. E dove l'hai sentito? E cos'è quella lì? Un'intervista di cos'è? È un'intervista, sì, di lui. Cioè, mi volete dire che non è vero? Che non era? Ma no, infatti. Dietro le quinte è stupendo, quando ti arriva quella roba lì che dici che è culo, è perfetto col mio nome e cognome, capito? Scusate, ho un messaggio che poi mi diventa vecchio. Vai. Curiosità. Sì, vabbè, 9:20, Sally. Soldi non te ne do, perché non ve ne go. Non ve ne go. Ma parlerò bene di te a tutti. Numero uno, Fabio. Bene, bene. Meno male. Grazie, parlate bene. Esatto, se non ci volete dare i 50 centesimi, l'euro, così. Parlate bene agli altri, quelli che dicono: ma tu come fai a ascoltare un altro programma che non ti lascia niente alla fine? Niente. Non che ne go. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi.
senti queste base jungle si chiamavano ai tempi, no? Quando sono... Drum and bass. E drum and bass in jungle. Te lo ricordi? Omni Trio, una band certo. meravigliosa. Ai. Di cui tu, Maurizio, ti prestai il CD, ci hai fatto un milione di basi con quella roba lì, degli Omni Trio. Ce n'era una c'è che... Gli Omni Trio. Non c'ha... Non ricordo, c'è un CD degli Omni Trio. Ma quanti erano? Trust in tre. No, aveva in copertina il... Come si chiama quella cosa in Inghilterra? Stonehenge, sì, aiutami. Certo. Stonehenge? Certo. Ok. Poi allora, Dolmen. In copertina, forse addirittura l'album si chiamava così, non mi ricordo. Io quel CD lì, che erano anche i tempi che fumavo, me lo sono proprio... copertina arancio con Stonehenge in copertina. Vai su Spotify, però non si può fare la radio così, ragazzi. O ci prepariamo prima. Anche Omni Trio. Omni Trio, mamma mia. Ragazzi, segnatevelo. Eccolo qua. Hai presente? No. Era tutta così questa. Certo. Questa quegli anni là, ti facevi due tiretti e poi ti metti, visto, mi mettevo un po' avanti. Sì, ma andò un po' avanti. Ah, dai. Senti, tutto così. Ti ricordi? È gli anni di Bertallò, c'è cioè quel mondo lì. Erano forti questi. Tutta così, tutta così. Tutto l'album è così praticamente. Cantano pochissimo. Ce n'era uno che mi immaginavo Dio che giocava a boccia a un certo no, punto. Adesso me lo cerco. Me lo cerco perché sembrava, forse avevo fumato io. Sapete che io nella casa che abitavo sui Navigli, invece del divano nella stanzetta del salottino, avevate? Siamo andati io e Omar Pedrini. Mm. Io e Omar Pedrini siamo andati così e abbiamo fatto i buchi nel muro. Per? Che tra l'altro il padrone di casa, io ero in affitto, abitava di fronte, chiamò l'amministratore e disse: stanno facendo delle cose strane. C'eravamo io e Omar così. Boom, boom. È in casa tua? Perché col cemento armato. Cosa avete fatto? Ho messo due ganci per le amache. Certo, certo. Ok. E quindi avevamo due. Io avevo la stanza, era vuota. C'era un tappeto per terra e due amache. Uno si sedeva da una parte. Di rete o di tela? No, quelle di tela. Okay. Uno si sedeva con la testa da una parte, sì. Uno dall'altra. Piedi in faccia. E dato così, e ti passavi la cannetta così, certo. Su queste due amache e la parete era tutta azzurra, sembrava di stare chissà dove. Poi io avevo lo stereo nel carrellino della spesa, piccolino, e me lo portavo nelle stanze, che non c'avevo l'impianto Dolby Surround, filo diffusione, e gli Omni Trio era uno delle... quella era la filo diffusione. Che bello. È come Sheila Chandra. Adesso vi faccio sentire anche delle altre Sheila cose. Sheila Chandra mi manca. Ah, ma solo... Entro un'ora. Non la conoscete Sheila Chandra, cari ascoltatori? Manca, oddio, Sheila quanto Chandra. Vorrei fare il DJ che porta i dischi in radio. Dai, porta. Sheila Chandra, S-H-I-L-A Chandra, C-H-Andra. Come Sandra, ma col Sheila Chandra. Sheila Chandra. Sheila, scritto. Però devo venire. Ascoltami, non possiamo fare così. Devo venire io lì a metterti. Ce l'hai? Ce n'è una dove ce l'hai di profilo col turban. Scusate, immaginatevi stasera quando fate l'amore col vostro marito o vostra moglie. Sempre lì. Senti. Sono di nuovo lì sull'amaca con Omar Pedrini, con tutti veramente. Nicola Savino che è collassato in casa. Quella la sappiamo. Anche Lillo di Lillo e Greg collassato in casa. O c'avevo la ciara, sento, una roba pesante. Senti. And all I see, love is an ocean. L'amore è un oceano. In you for me. Sing into your eyes. È una preghiera praticamente, senti. Capito? Are all I see. Your love is an ocean. Ma parte? No. Ah, tutto così? Sì, così. Perfetto. Serve per viaggiare, un tappeto volante che era sotto le amache simbolicamente, perché lì ci facevamo i viaggioni. E questo molto prima dello sciamano nella mano. Ah, certo! Cioè, capisci? Certo, ma te certo. Sei sempre stato misticone. Così, mistico. Misticone. Il misticone, la misticanza. Ragazzi, mi dici il nome dell'album, che lo diciamo, vabbè, siete sciazzamato, ragazzi. Questa va messa, è una preghiera, in questi momenti di bruttezza totale, ripeto, bisogna appoggiarsi alla bellezza. La bellezza sta più o meno nella natura. Weaving my ancestors' voices. Sì, quindi l'avete notte. Scritto.
La bellezza sta nella maggior parte dei casi nella natura, no? E quindi diciamo piante, vegetazione, flora e fauna, nello sguardo dei figli, dei nonni, dei genitori, delle persone che amate, lì dentro nello sguardo, quindi nell'anima. E poi sta nell'arte, quindi la scultura, fotografia, il cinema, la musica, ecco. Io la poesia, cerco di nutrirmi di questo. Posso dare un consiglio? Sì. Spegnete la televisione, nel senso che da quando la cronaca nera è diventato intrattenimento è una cosa insopportabile. Non è solo insopportabile l'atto in sé che tutti i giorni dobbiamo affrontare, perché è sempre più violento e sempre più crudo, ma il fatto che sia un chewing gum masticato da qualsiasi cosa e diventi intrattenimento. Cioè non è possibile, non è possibile parlare di cose così profonde pensando, perché qual è l'obiettivo, no? Quando due persone parlano tu devi sempre pensare qual è l'obiettivo. Ok, c'è una guerra, qual è l'obiettivo di queste due entità che fanno la guerra? Trovare un punto di incontro o uno distruggere l'altro? Qual è? È sempre quella così. Quando voi guardate quei programmi, qual è l'obiettivo? Fare ascolto, perché quella è la notizia del momento e quello fa ascolto. Quindi questo fa schifo perché ti fingi, oh ma è una scena brutta. In realtà la redazione è accesa, perché io sono stato lì dentro, la relazione è eccitata che c'è una notizia così importante, così grande, che finalmente puoi fare ascolto. Quegli approfondimenti vanno fatti in un programma televisivo di approfondimenti. Il resto devono ballare, cantare e giocare al quiz. Questa è una bellissima canzone, si chiama Tiger Stripe Sky, è del 2014, una delle preferite di Maurizio, sì, ma soprattutto di Francesco Quarna, che quando salta fuori gli si illuminano gli occhi su sta canzone. Allora, ho trovato anche la canzone che degli Omni Trio, dovete andare ad ascoltarvelo questo album in cuffia, sono quei dischi che andrebbero ascoltati in cuffia se avete la possibilità, la cuffia dalla piscina, e c'è quella dove a un certo punto ero lì che, ancora me lo ricordo, e a un certo punto vedi Dio giocare a bocce con i pianeti. Man in Black, c'è cioè l'ultima scena. Vedi come ero in anticipo anche su quello. Io ho pensato a quella cosa, sì. Quell'idea pensata va nel mondo. Che anno era? È impossibile che tu ci abbia. No, è prima. Questa mia visione è prima del film, perché era appena arrivato a Milano. Però la mia domanda, la cosa che approfitto di questa cosa, perché sì, oggi è tutto a braccio. Sì. Quando tu pensi una cosa e hai questa visione poi va nell'inconscio collettivo, quello di Jung, ok, per intenderci. Quando va nell'inconscio collettivo è come buttarlo su una mansarda, un giorno uno la prende e tu dici ho avuto un'idea, un'intuizione. No, è che è stata pensata da uno prima. Che l'ha messa in giro. Adesso non voglio dire che devo chiamare quegli sceneggiatori e farmi dare i soldi, perché l'idea l'ho avuta io. Io per esempio ho pensato tutti i dischi di David Guetta. Tutti! Se tu pensi a una cosa, questa cosa va nell'inconscio. O la prendi tu o la prende un altro, ma tanto siamo tutti una cosa sola, per cui non cambia. Sentite, vai. Ditemi se non è Dio che gioca a bocce. Senti, quando senti questo lui tira, senti, tira. Ah, non è Dio che gioca a bocce nell'universo. Senti, senti, carambola. Senti, è Dio nell'universo. Senti, okay. Senti. Ah, no, il bullying. Bene, va bene, come volete voi. Azzamatevela, perché questa in cuffia è una roba. È bella. Bella, sì. Guarda, ti leggo una cosa su questa base di Dio che gioca con le bocce. Le bocce. Con le bocce. Con le bocce. Con le bocce. No, facciamo i francesi. Patang. Patang. Petang. Petang. Si racconta la storia di due cani che in momenti diversi entrarono nella stessa stanza. Uno ne uscì scodinzolando, l'altro ringhiando. Una donna li vide e, incuriosita, entrò nella stanza per scoprire cosa rendesse uno felice e l'altro così infuriato. Con grande sorpresa scoprì che la stanza era piena di specchi. Il cane felice aveva trovato 100 cani felici che lo guardavano, mentre il cane arrabbiato aveva visto solo cani arrabbiati che gli abbaiavano contro. Quello che vediamo nel mondo intorno a noi è un riflesso di ciò che siamo. Tutto ciò che siamo è un riflesso di quello che abbiamo pensato. La mente è tutto. Quello che pensiamo, diventiamo. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand, dove vuoi, quando vuoi.
Dove posso trovare le cose che hai appena letto? Sulla mia pagina Instagram o su quella di Maurizio? Voi, scusate, ma state vivendo sul mio groppone. Tra l'altro le traduce Viola. Maurizio underscore Rossato. Non avevamo eliminato l'ascoltatore perché scrive a tutti. È troppo simpatico. Cioè io traduco. Traduco. Formatto. Formatto. Stampo. Sì, ma chi ti manda le cose? E poi lui ne prende. Posso dire, io le trovo. Te le mando. Neanche tutte, signorino. Esatto, tu le traduci e chi ne giova con le bocce. Maurizio, comunque lo trovate lì, hai capito? Tra l'altro di quel testo mi sono immaginato i due cani. Ah! Quello felice e quello incazzato. Ragazzi, sì. Lo so che avete qualcuno che vi sta criticando, che vi sta tirando giù, che vi sta tirando dentro il suo mondo e voi siete superiori a questo e non sapete più come fare. E appena fate una cosa e vi dite che la sbaglia. Vi dico solo una cosa: vai. I cani abbaiano, la carovana passa. Prendetelo voi e crofici. Radio DJ, la trovi anche in podcast.